L'ultimo atto della novità più importante della stagione per la Lega Calcio 8 si chiude con la finalissima del torneo dei circoli, il primo anno della rappresentativa, un riflettore che abbiamo acceso sulla passione, il talento e la devozione dei tanti uomini che sono la spina dorsale di questo movimento. Fabrizio Avallone per quanto riguarda il litorale e il trio dei Sandri per Ferratella Roma Nord. Qui intanto attenzione alla conclusione che finisce in rete dalla rimessa laterale, è arrivato poi il gol realizzato da Andrea Mori. Gis le ha prese praticamente tutte alle spalle del capitano e bomber di Sport City. Assolutamente, vediamo poi insomma anche quella che sarà la... intanto però arriva la seconda conclusione di Politi, seconda conclusione della partita e secondo gol da parte della Stella Azzurra, dunque 2-0 e raddoppio immediato. Calcio d'angolo sulla bandierina va a Salveta, subito il tocco corto, poi la palla ritorna al numero 4. Lui quello di non metterlo giù sul fondo. Allora è la Stella che prova a realizzare il gol del 3-0 direttamente con Valentini, prova a darlo centralmente verso Ippoliti che si gira e riesce ad andare verso la porta, ancora il numero 6 con il tiro tentato da parte di Venturini. La capacità per ora di non far arrivare palloni sui guantoni dei propri portieri. Qui con un'altra palla per De Cristofaro e subito a accorciare le distanze il numero 17, il giocatore più atteso. Palla ancora al centro dell'area di rigore con la conclusione a giro tentata da Gavioli. Ma la perla l'ha messa anche Michelangelo Para, ha tolto il pallone dall'incrocio. Con il calcio d'angolo battuto benissimo, De Cristofaro stacca però non riesce ad impattare la sfera. Ancora a girar palla però è Sport City con la conclusione tentata da Cacioli di poco alta sopra la traversa. I ragazzi che sono stati convocati come premio alle loro qualità, questo torneo dei circoli è servito proprio per selezionarli. Occhio a Valentini che fa tutto da solo. Il primo è Venturini e subito indirizza verso Para, occhio che però Para sbaglia, allora il suggerimento per De Cristofaro che prova ad arrivare alla conclusione, il gol di Cacioli, il pareggio di Sport City. De Cristofaro fa un assist perfetto per il numero 10, Cacioli è il 2-2. Si è ripartiti, l'avete visto, dalla rimessa laterale e non dal calcio d'angolo. Altra conclusione, la palla arriva a De Cristofaro e poi prova a metterla e ci riesce Gavioli. Opara ha tentato l'ennesimo miracolo, non c'è riuscito, ribaltone completato e Sport City avanti per 3-2. Incredibile quello che è successo, tra l'altro appunto un risultato che al momento sta ribaltando tutti i pronostici. Stella Azzurra da imbattuta e qui ha provato il tocco corto, ovviamente Sport City che può anche iniziare a giocare col cronometro, ma occhio perché è il calcio d'angolo già battuto, anche un po' sorpresa da parte della Stella Azzurra. Venturini, la risposta di Napoli e poi ci ha provato Raffaele Bianco, ma il pallone finisce fuori e c'è il triplice fischio del direttore di gara. Un epilogo da thriller, quello dell'esperienza della rappresentativa Stella Azzurra imbattuta, che però perde la finale da 2-0 a 3-2. Con l'uomo simbolo di questa finale, l'uomo simbolo della rappresentativa Sport City ad alzare la coppa è il capitano della rappresentativa Diego De Cristofaro e questo il trionfo della rappresentativa Sport City.